insieme a Gene Kelly, quindi è veramente un grandissimo talento. Allora la domanda che facciamo all'esperto è: lui era un cantante pop, naturalmente un cantante, diciamo, grande cantante, ma insomma invece è un grande cantante anche nel senso jazzistico, cioè nel senso che per esempio i grandi, anche quelli che avevano un caratteraccio ed erano ipercritici, vedi Miles Davis che era prodigo di, diciamo, di cattiverie e raramente era veramente, parlava di Sinatra come di un termine di entusiasmo, perché Sinatra piaceva al pubblico ma piaceva anche agli esperti, ai musicisti. Ma io credo che il rischio di sottovalutazione di Sinatra stia poi nella sua qualità più grande, cioè il fatto che suoni naturale. Tutto quello che fa suona ovviamente rilassato, ovviamente naturale, ovviamente ha questo respiro colloquiale, diretto, impeccabile, privo di errori, nitido, senza mai un'esitazione, col respiro giusto, l'accento giusto, quella minima modulazione, quel minimo aggiustamento della melodia. Tutto questo non è affatto scontato, è lì che sta la grandezza di Sinatra. Miles Davis lo adorava perché gli aveva insegnato come si porge una melodia, ma anche come la si personalizza, come le si dà il giusto respiro, la giusta piccola enfasi espressiva in un punto anziché in un altro. Sinatra da questo punto di vista era un talento istintivo, era un autodidatta, non è che vantasse chissà quali studi, ma come molti cantanti aveva un senso della musicalità immenso, e il modo in cui, per esempio, tanto per dire un altro aspetto così ovvio che non lo è mai, questo è un aspetto che viene spesso studiato anche nei conservatori, nei corsi di canto jazz, è il modo in cui sta sul tempo, cioè essere così precisi nello stare sul tempo e al tempo stesso rilassati, come se si stesse chiacchierando, e in realtà si sta su un ritmo molto, molto preciso e a volte molto complesso. Ecco, questa naturalezza che in realtà è, come dire, cela una straordinaria sensibilità e complessità musicale, è forse il lascito e la lezione più grande di Sinatra. Ora, questo, diciamo, è l'artista. L'uomo Sinatra era, diciamo, è stato molto discusso per una ragione che ovviamente conoscete, e cioè i suoi rapporti con Cosa Nostra, americana, con la mafia. Fu più volte, insomma, nel mirino, in tribunale, e d'altra parte era vera, insomma, questa frequentazione non era assolutamente una persecuzione, ma lui frequentava. Però va detto una cosa, adesso sarebbe un capitolo a parte, ma visto che parliamo dei singoli americani, va detto. Io quando insieme a Claudia Uzzo abbiamo impiegato 3 anni, c'era anche Stefano Zenni, ma facciamo finta che, diciamo, c'era Mirabassi, c'era Buonafede, non c'era il giovane Presti, insomma, quando abbiamo fatto questo film che
veramente ci ha preso un sacco di tempo. Noi avevamo un capitolo che poi è saltato, è stato semplicemente incluso velocemente per motivi, il film già dura 2 ore e 10, perché era il rapporto tra i musicisti sicuro-americani o italo-americani e Cosa Nostra, nel senso che da sempre, per esempio Louis Armstrong nella sua autobiografia parla benissimo di un tale che si chiamava Matrang, che era appunto, Matrang era la famiglia di New Orleans, era, ogni città aveva le grandi famiglie mafiose, e il fratello del capo mafia, diciamo, del capo famiglia, aveva un locale dove questi suonavano. E dove andava a lavorare come squattera la mamma di Armstrong. Ecco, e quindi lui fu per tutta, Joe Glazer per esempio, che fu il manager di Armstrong, ma anche di Billie Holiday, era un frequentatore, diciamo, ma Duke Ellington, esistono delle foto di Duke Ellington insomma, in tanti club, eccetera, dove era impensabile, cioè la mafia non ha fatto ovviamente nulla di buono, ma procurava lavoro, pensiamo a Count Basie, a tutto quello che accade con i gangster, insomma, poi lì c'era. Ora, Frank Sinatra ebbe la figura del cantante, del padrino parte prima, quello che Don Vito Corleone appoggia, e naturalmente all'origine c'è Frank Sinatra. Quindi lui ebbe questi problemi, queste frequentazioni. Ma detto questo, poi ecco un'altra cosa, Sam Giancana, che è stato personaggio, credo di origine palermitana, capo mafia, legato al mistero di John Kennedy, della morte di Kennedy, era appunto amico, frequentatore di Frank Sinatra, e Frank Sinatra era suo amico, insomma i due si facevano fotografare insieme. Quindi il personaggio, l'uomo Frank Sinatra, sicuramente ha molte, come dire, molte ombre, ma è un grandissimo artista. Non è comunque l'unico cantante diciamo, di origine italiana che ha avuto queste frequentazioni. Ma devo dire, tu ti riferisci a Frankie Landi, che è l'altro, adesso Frank Sinatra, a proposito delle foto, quello è sempre Giancana, quello che lui abbraccia, quello che vedete alla sua come dire, sinistra, ecco quello lì è sempre Giancana, insomma quei signori che vedete, credo che ci sia anche Gambino, quell'altro accanto dovrebbe essere un rappresentante della famiglia Gambino, ricordati questo nome. Mi ricordo. E se Guttuso è veloce nel farci vedere Frankie Lane in realtà era, ecco questo signore, guardate che faccia meravigliosa, si chiamava Francesco Lovecchio, e quindi anche lì, insomma, come cacioppo, e era nato nel 1913 a Monreale, che era oggi una frazione di Palermo, famosa insomma perché è cittadina normanna, il Duomo di Monreale è famoso in tutto il mondo, e il suo padre era un barbiere, così come il barbiere del padre di Tony Scott, ed era il barbiere di Al Capone. Quindi Frankie Lane si racconta, adesso non so quanto sia leggendo o meno, ma sembra che abbia cantato anche per Al Capone, ragazzino, insomma questo era un po', però devo dire onestamente che Frankie Lane non ebbe. No, non aveva sicuramente frequentazioni, non era come Sinatra, però aveva Sinatra come mito ed è una voce strepitosa. Allora la cosa strana è che Frank Capra, per esempio, di Bisacquino, che era il paese di Don Vito Cascioferro, il primo grande capo mafia, però per esempio arriva, diventa più americano degli americani, ammesso che poi esistano gli americani tranne gli indiani, diciamo, e racconta l'America come la racconta. Lui negli anni 50, negli anni 40, ma negli anni 50 poi diventa la colonna sonora per esempio dell'epopea western. Pensiamo che lui riprende Mezzogiorno di Fuoco, il tema di Mezzogiorno di Fuoco, oppure Il treno per Yuma, quindi diventa popolarissimo. Una voce del cinema, certo. Diventa popolarissimo. Adesso sentiamo... Noi sentiamo adesso, facciamo un breve tour attraverso il repertorio di questi cantanti, vogliamo ripresentare i musicisti magari. Mirabassi. Gabriele Mirabassi. Salvatore Palazzetto, facciamo questo tour partendo da Young at Heart, legato al repertorio di Sinatra, Gelosia, che tocca a Mirabassi, legato a Frankie Lane, e poi la celebre Ladies and Tramp di Frank Sinatra. Buon ascolto.
Bye.